Benvenuti allo studio Coptic Milano News. Diamo benvenuta a Santa Elena. Benvenuta Santa Elena, madre del re Costantino. Come hai educato il re? Io ho educato mio figlio ad accettare la fede e in un momento preciso è apparsa a lui il segno della croce in cielo, con scritto sotto: con essa vincerai, e infatti con essa vinse, ed ebbe la fede nella potenza della croce, e divenne il primo imperatore romano cristiano, e venne battezzato da grande. Qual è la tua storia con la croce? Ho chiesto a mio figlio di andare a cercare la Santa Croce a Gerusalemme, il posto in cui è stato crocifisso il Messia. Allora mi mandò assieme a dei soldati e servitori andare a cercare precisamente la croce nel maggio 328. Però il Messia è stato crocifisso assieme a due ladri, quindi ci dovrebbero essere tre croci. Infatti abbiamo trovato tre croci. Allora chiesi consiglio all'Abba Macarius, vescovo di Gerusalemme, che aspettò che un morto passasse in un funerale con l'aiuto di Dio. Dopodiché prese il morto e lo posò sulle tre croci per vedere quale di essa fa il miracolo. Infatti, su una di essa, egli ritornò in vita. Ecco come abbiamo trovato la croce di Gesù. Ma gli ebrei avevano occupato il posto di spazzatura, perché in quel posto avvenivano molti miracoli. Presi la corona di spine e diedi una grande parte della croce a mio figlio, che mise un chiodo sulla sua corona. Il primo che parlò della scoperta della croce fu Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, nel 395. Grazie, Santa Elena. Ritorniamo dopo la pubblicità.